a tutti ragazzi, SR Cristiano anche oggi e benvenuti a questo che è un video che però non dovrebbe esserci oggi perché oggi è mercoledì 20, la domenica 25 c'è la partita 26, 27, 28. Oggi non doveva esserci video, ma ieri o stanotte comunque alle 3, quindi era mercoledì, è arrivato un commento sul mio ultimo video. Piccola premessa per quello che sto per dire: io non sto facendo questo video perché, tra virgolette, mi dà fastidio che qualcuno commenti e smentisca quello che dico, perché è giustissimo, ci deve essere discussione, perché sono sicuro che se non avessi detto questa cosa adesso, qualcuno se ne esce con "sei appena ti arrabbi appena qualcuno smentisce le tue cose". No, non è quello, io lo sto facendo perché questo commento è uno spunto molto molto interessante. E rispondendo a mia volta con un commento, essendo questo commento ma parecchio lungo, avrei dovuto lasciare un papiro di 2 o 3 pagine e non dico che mi dava fastidio, però mi dava fastidio, quindi preferisco parlare, che mi riesce anche meglio che scrivere, credo, perché parlando, diciamo, uno ha più riesce a dire più cose. E più gente può vederlo, perché se scrivo un commento non tutti leggeranno quel che monto. Sicuramente l'iscritto che l'ha iscritto, comunque l'utente che ha fatto questo commento. Ora io vi leggo integralmente il commento, che è questo qua. "Secondo me Florenzi non ha mai avuto i piedi sparati. Certo, non avrebbe dei Totti, però al Crotone ha fatto comunque parecchi gol, quindi i piedi ce li ha. Ora, vabbè, a parte quello. Eppure l'anno scorso non se l'è cavata male da questo punto di vista. Non mi sembri poi molto dispiaciuto della partenza di Lamela e non ha neanche commentato gli ultimi fatti riguardando le cessioni della situazione economica della società". Allora, quest'utente, posso pure dire come si chiama, perché comunque è stato cioè, secondo me è stato un buon commento che mi ha fatto pensare. Ma non pensare che devo smentire tutto quello che ho detto finora, che non ho mai parlato effettivamente del mio pensiero su questo punto. Ed è anche giusto che lo faccio. Il commento è stato lasciato da Emanuele Tusoni. E rispondo proprio a lui. Quindi, se stai vedendo questo video, sappi che è risposta a te. E come dico, non sono qui un video di risposta incazzoso, tra virgolette, ma è un video di risposta giusto e che io faccio perché tutti possiate capire il mio pensiero su questi punti. Allora, partiamo subito dal primo punto messo in discussione dal nostro utente. Ripeto, non sono incazzato perché da come lo sto dicendo sembra che è così, ma non lo è. Allora, Florenzi a Crotone, che poi era Crotone, mica mi ricordo, vabbè, Crotone, allora, era in Serie B con la maglia del Crotone, forse. Riga, non me lo ricordo sinceramente. Va bene, comunque, dicevamo, Florenzi. L'anno scorso Florenzi è arrivato al gol 3 volte, con a fronte di 35 presenze, se non vorrei sbagliarmi. Quella dello scorso di Livorno è stata la 36esima, 35 presenze, molte delle quali da titolare. Allora, 3 gol che sono arrivati, 2 nelle prime 2 giornate e uno sparse nel campionato. Ora non mi ricordo neanche quale è stata la terza presenza. Mi ricordo le prime 2, nelle prime 2 su entrambi su assist di Totti, e mo non mi ricordo bene la terza. Comunque, Florenzi è vero che ha segnato 11 o 13 gol in Serie B, ma la Serie B ti dà primo molte più occasioni. Secondo, davanti non hai una difesa come può essere quella di una qualsiasi squadra di Serie A e non ti trovi neanche un grande portiere come quello di Serie A. Cioè, ti trovi tutti a un livello di, non dico Goicoechea, perché Goicoechea è una pippa pure se è la Serie B, però un po' più su di lì. Poi in Serie A, voglio, io mi ricordo le ultime 8-9 partite, Florenzi si è mangiato una caterba di gol, ma io mi ricordo parecchio, cioè si ritrovava da solo davanti al portiere e non riusciva a piazzarla. Ora io non dico che il ragazzo non abbia i piedi buoni, ma forse gli manca il sangue freddo? Non lo so quale sia il problema, sta di fatto che l'anno scorso ha fatto 3 gol a fronte di 18 o 20 occasioni plateali, che, diciamo, un giocatore normale a fronte di 20 occasioni almeno 15 gol te li fa, vedi Lamela, anche se Lamela molti gol se li ha inventati lui. Per esempio, ricordo quello a Palermo, era l'anno scorso, no, era l'anno scorso perché era l'esordio. Comunque,
moltissimi gol se li è inventati da solo Lamela, come quello di Napoli, ecco, per esempio. E quindi è una cosa diversa. Però Florenzi davvero si è mangiato molti molti gol. Quindi come si può, non dico insinuare, però dire che Florenzi l'anno scorso sia stato preciso e sia stato cinico sotto porta, perché tre gol per un centrocampista che, con il suo ruolo, cioè quel centrocampista che si inserisce in ogni azione, poi con Zeman e ti punta al gol, lui punta al gol. Infatti con Rudy Garcia abbiamo visto che ha calcato molto su questo suo aspetto di avere un'accelerazione pazzesca e riuscire ad arrivare da solo davanti al portiere e buttarla dentro. Ora, io, come ho già detto nello scorso video, a Livorno è stato molto sfortunato perché ha colpito un palo, un miracolo del portiere avversario, e alla fine è arrivato il gol. Ma tutti questi tre tiri che ha fatto per arrivare a tutto ciò erano davvero dei tiri ben piazzati, molto ben messi. E c'è stato un pizzico di sfortuna. L'anno scorso, invece, prendeva la palla, tirava e sperava che c'entrava la porta. E infatti, i tre gol che ha fatto, due li ha fatti di testa e una a porta vuota, se non mi sbaglio. Ma non me lo ricordo precisamente il terzo gol. Mi dispiace per questa mia nefandezza, ma non me lo ricordo, cacchio. Oh, più mi impegno, non me lo ricordo. E diciamo in 6 minuti è sfatato. Cioè, non è. Perché detto così sembra come che io mi stia scagionando dalle critiche. Questo è una mia opinione, questo vorrei che si capisse. Lo ribadirò all'infinito perché, come lo sto dicendo, pare che tu mi fai un'accusa e io ti dico: no, guarda, c'ho ragione sempre io. Ma non è così. Non è così. Ora passiamo al secondo punto. Allora, parliamo dell'accessione di Lamela, come mi ha chiesto in particolare. Ah, comunque, se voi utenti avete qualche domanda o qualche discussione interessante, come lo è questa, a me piace parecchio rispondere, cioè mi diverte perché mi metto in discussione e mi piace come gli antichi greci con l'arte retorica, no? Mo io non mi sto dicendo un retorico, non vorrei assolutamente insinuare questo, però mi piace parecchio questa botta e risposta tra utenti e me, mi piace. Quindi se avete domande, ma di qualsiasi genere, tipo quanto sei alto, fatele, perché a me fa piacere davvero. Comunque andiamo avanti, la cessione di Lamela. Ormai è imminente, non ancora ufficiale, quindi io un minimo, ma pizzico 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 di speranza ce l'ho, pizzico, eh. Oggi Lamela dovrebbe andare a fare le visite mediche, già ieri doveva andare, ma non è partito per Londra, ma è rimasto a 3 ore di allenarsi. Pizzico 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 ce l'ho. Perché si spera sempre, insomma, la speranza, come si dice, è l'ultima a morire. E quindi, però, se dovesse essere ufficiale come sembra, io non capisco perché. Allora, vediamo un po' la storia della Serie A in quest'ultimo calciomercato. La Fiorentina vende Jovetic a 30 e compra Gomez a 20. Tutto a posto. E poi il Napoli vende Cavani a 60 e compra Higuaín a 20. Ma più un'altra serie di tanti giocatori che il Napoli ha comprato, perché mi pare una grande squadra quest'anno il Napoli. L'Inter non ha fatto un cazzo sul mercato, Lazio nemmeno, Milan nemmeno. A Roma, invece, in questi ultimi 3 anni, in 2 anni precedenti a questo, ha speso 100 milioni nel calciomercato, rientrando più o meno di una minchia, perché non è rientrata quasi di nulla negli ultimi 2 anni e aveva davvero un bilancio negativo di 40 milioni. Ma tutti gli acquisti che aveva fatto, c'era la gente che stava ancora a criticare e dire: avete acquistato una manica di pippe. 100 milioni! 100! Mica uno, 100! Ora non mi sto a incazzare, però ci sto andando vicino. 100 milioni in un calciomercato, no? E dopo questo la gente continuava a criticare, perché erano abituati ai Sensi, che la Rossella Sensi che comprava i giocatori, no? Rossella Sensi che acquistava giocatori su giocatori, tanto erano abituati a questo fervente calciomercato, che poi se uno arrivano gli americani e ti spendono 100 milioni per una balzegola, no? Ne devi spendere minimo 200. Ora, la Roma in questi ultimi 2 anni, dei giocatori che ha comprato, ne sono rimasti, ne erano rimasti 4. Pjanic, Osvaldo, Lamela e Marquinhos. Tutti gli altri sono partiti.
Ora, tu, Marquinhos, l'hai preso a... Ah, Castan, scusate, Castan, Bradley, perché mo mi ricordavo sulle... Anche se Castan e Bradley non sono a livello degli altri, Castan, Bradley, poi... Basta? Vabbè, Scorupi, ma, insomma, Scorupi, Balzaretti, Dodò, e poi mi pare basta. Me ne scordo sicuramente qualcuno, lo dico, me lo scordo, quindi dai. Allora, tu hai comprato Marquinhos a 3 milioni e l'hai venduto a 40. È la cessione, è la trattativa di mercato più favorevole nella nostra storia. Tu hai preso un ragazzo e l'hai trasformato in un campione. Il PSG ti offre 40 milioni e tu non lo vendi. Chi è quel minchione? E così tu hai resettato una parte di bilancio che non basta perché tu nel frattempo hai comprato altri giocatori. Altri giocatori. Ok? Ora, come risani il bilancio? Allora, poi ti rimangono Osvaldo, Lamela e Pjanic, dei tuoi talenti superbi, diciamo così, dei tuoi top player, no? Tutti in Serie A hanno venduto a tanto, preso a poco, giocatori di quel livello. Noi vendiamo Lamela, ci prendiamo Ljajic, no? Che ormai è ufficiale, Ljajic oggi dovrebbe fare le visite mediche e tutti si incazzano. Tutti. Non si capisce perché. Vendi a 30, compri a 10 e la gente è incazzata. Che poi, tra l'altro, tu, tifoso medio, no? Ma io non mi sento superiore, non mi sento superiore. Ero anch'io incazzato prima dell'arrivo di Ljajic, però. Tu, tifoso medio, che dici? Il Tottenham sono dei stronzi perché ci rubano i nostri talenti. La Fiorentina, che dovrebbe pensare della Roma, eh? Ljajic. 30 milioni vale, però, vista la situazione del giocatore, noi l'abbiamo preso a 10. A 10 l'abbiamo preso. Cioè, se io fossi un tifoso della Fiorentina, mi starei sul cazzo. Cioè, starei sul cazzo. Mi starei sul cazzo, nel senso che me stesso romanista sarebbe sul cazzo a me stesso fiorentino. E capite anche voi? E quindi, poi Osvaldo, che io l'avrei venduto a priori. Anche senza avere un sostituto tra le mani, l'avrei venduto perché è un coglione. Ho detto perché Osvaldo non merita di giocare in Serie A. Infatti, si è andato a sbattere al Southampton e se lo merita e resta lì, magari muore. Però non capisco perché tutti in Serie A facciano questo tipo di manovre: vendo tanto, compra poco. Giocatori che comunque sono di quel livello. È vero che noi dobbiamo ancora trovare un sostituto di Osvaldo, ma con Ljajic l'attacco è praticamente quasi a posto. E non capisco il perché. La Roma sia arrabbiata, i tifosi della Roma siano arrabbiati. Poi, a fronte della precessione americana in cui compravamo un giocatore solo se ci qualificavamo in Champions, e che poi che giocatori? Borriello. Borriello. Cioè, non capisco il motivo. Gli ultimi giocatori dell'era Sensi, della seconda era Sensi, perché non Franco Sensi, il grande presidente che, vabbè, non rimembriamo tempi troppo antichi in cui vi erano uomini che tenevano la Roma. Ma gli ultimi giocatori forti della seconda era Sensi, i grandi acquisti, chi sono stati? Totti e De Rossi, i grandi acquisti tra virgolette, perché Totti ha avuto la maestria di non lasciarlo partire nel 2007 e allungargli il contratto di altri 5 anni, e poi De Rossi l'hai fatto crescere nel tuo vivaio e l'hai tenuto stretto, quindi è per rotta. Non comprendo il perché la Roma si incassi a questo punto. Quindi questo, diciamo, era un po' la mia valutazione, cioè la mia risposta a queste domande che mi sono state fatte. Io vi esorto a farne altre. Ma qualsiasi tipo di domande, come ho già detto, poi se avete notato, maglietta della Diadora, ragazzi, questo qui. Io, non, se non lo sapete, comunque abito nei Castelli Romani, prima abitavo a Roma, poi sono venuto qui. E praticamente il problema qual è dei Castelli Romani è che non c'è un essere mastore, né manco se lo paghi oro. Quindi l'unico essere mastore più vicino a noi nei castelli, ma Albano, Genzano, Ariccia, Castel Gandolfo, tutto, diciamo, vabbè, famosi Castelli Romani, non sono io qui a spiegarvelo, se siete di Roma li conoscete. E l'unico è a Valmontone, all'outlet. Io sono andato a sbattere a Valmontone per ogni, sapete, la domenica che fanno, andiamo a Valmontone. Entro nell'essere Roma Store, no? Tutto, voglio vedere un po'. Vediamo quanto costano queste nuove magliette.
75 euro, ma va bene. Però poi vedo in un angolino buio un coso offerta a 8 euro. Vediamo che è. Tiro fuori questa. Questa. Solo 8 euro, signori. Pubblicità gratuita all'outlet di Valmontone. 8 euro per una maglia del gioco che dovrebbe essere questa del 2004. Comunque, grande, vabbè, a parte questa piccola cazzata. E per concludere, io comunque, come ho già detto, vi sono andato a fare altre domande. E poi, oggi video fuori dalle righe, quindi invece di caricarne uno, perché mi piace questo tipo di video, invece di caricarne uno il lunedì, che è la partita, se non lavoro martedì, cioè se lavoro lunedì faccio martedì, poi lunedì, mercoledì, qui risponderò comunque a delle domande o delle discussioni che nascono se ce ne fossero. Se non ci stanno, non rispondo. Grazie a cazzo. E poi un video il venerdì, quindi lunedì, mercoledì, venerdì. Tre video a settimana, in confronto al periodo estivo che ne facevo solo uno, mi pare un grande passo in avanti. E che cosa parliamo in questi video? Il video del lunedì, partita con le pagelle. Video del mercoledì, rispondo alle vostre domande. E video del venerdì, smicchioneggio time! Cioè, parleremo di cose random. E poi, prima di concludere, vorrei farvi una piccola domanda in cui risponderete nei commenti. Per il video speciale dei 100 iscritti, perché lo voglio fare, ormai siamo già 110, questa cosa mi sta sfuggendo di mano perché crashiamo mentre io devo ancora fare il video dei 110, sì, dei 110, dei 100, avevo pensato di raccontarvi un po' la mia storia di come mi è nata questa passione per la Roma, come l'ho vissuta, insomma, tutta la mia storia da romanista, se vi interessa. Se non vi interessa non scrivete, non c'è problema, non lo faccio. Però mi piaceva come idea, diciamo così. E io spero che comunque questo video vi sia piaciuto e spero di poterne farne altri, che comunque utenti mi facciano domande, perché c'è anche un altro utente che mi fa parecchie domande, ma sono domande concise, rapide da svolgere, però anche ora, diciamo, se non vi rispondo nei commenti è perché voglio tenermeli per il video del mercoledì, quindi sappiatelo, ok? Quindi, come sempre, io vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma e Merda Lazio!